Benestare, Cesia Nova, Cammini Inversi. È un percorso artistico e culturale e spirituale che partirà da Benestare, provincia di Reggio Calabria, per raggiungere poi tutte le varie località della nostra regione e anche d'Italia. L'idea è stata di una benestarese, di Renata Ceravolo, in sinergia con Rosella Garreffa, e abbiamo voluto assieme creare questo punto di incontro per poter favorire i versi e non solo, la musica, il ballo, la danza, la gastronomia, tutto ciò che riguarda gli usi e i costumi della nostra terra. Questa sera siamo assieme al sindaco di Benestare, Rosario Rocca, in quanto abbiamo deciso di comune accordo di poter conferire un premio, una menzione d'onore, una targa, un riconoscimento ad un uomo illustre della nostra terra, ad un giornalista che si è sempre speso a favore della Calabria nel mondo. Possiamo definirlo un ambasciatore, in quanto è davvero tale. Questa sera a Benestare c'è Gregorio Corigliano, ma adesso sentiamo dalla voce di Rosario Rocca il suo diretto concetto, il suo diretto pensiero per questo nostro Cammini Inversi. Sono orgoglioso poi stasera di ospitare qui a Benestare, di premiare una penna illustre, una personalità che ha fatto la storia del giornalismo calabrese, meridionale e meridionalista, Gregorio Corigliano. Ci sono diversi poeti del territorio, diversi scrittori, una serata di letteratura, di arte, di cultura che va appunto in una direzione precisa, rilanciare questo territorio attraverso il nostro potenziale culturale. Gregorio Corigliano, già capo redattore RAI, ma giornalista veramente quotato, voce esemplare per la nostra regione Calabria, ma anche corrispondente RAI a livello nazionale, e qui con noi è giunto a Benestare per dare voce a quelli che sono i nostri pensieri, perché sono dell'avviso che insieme si può. Si può perché si è insieme, perché insieme si va avanti, insieme si costruisce, insieme c'è il futuro. Da soli non raggiungiamo nulla, da soli non rappresentiamo se non modeste entità, per cui si può, così come avete fatto voi qui a Benestare, coinvolgendo, a parte me, che è l'ultima cosa, un sacco di gente, poeti, scrittori, e questo non può che farvi onore, perché arrivare qui ed avere questo riconoscimento è un fatto estremamente positivo, perché viene da un paese, e il paese, diceva Cesare Pavese, è luogo dell'anima. Senza un paese non si può vivere, la città è un'altra cosa, è un altro mondo, è il paese che è la tua anima. Mi sono appuntato la frase di Cesare Pavese esattamente, che dice che il paese, quello che dicevo prima, non me lo ricordavo, vuol dire non essere mai soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei è sempre lì ad aspettarti.